Buon pomeriggio a tutti, mi sentite? Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie a Silvia, alla Commissione Istruzione di Camera e Senato e grazie a voi tutti per aver accettato il nostro invito e benvenuti alla Camera dei Deputati, benvenuti all'Aula Sandro Pertini e benvenuti a casa vostra. E uno storico francese, Jacques Barzan, disse: «Nell'insegnamento non si può vedere il frutto di una giornata di lavoro, è invisibile, rimane così forse per 20 anni». Guardando il video che abbiamo visto, io ho pensato, come esperienza che condivido con voi, che questo sistema così tanto ingiusto, più che una forza di un'azione, teme la costanza, perché durante la costanza, e grazie alla costanza, che riusciamo poi a seminare dei semi che daranno senz'altro frutto. Così come voi, immagino che più che soddisfatti per la lezione migliore della vostra vita, sarete soddisfatti per la costanza del vostro lavoro, perché porterà dei frutti che, appunto, come diceva lo storico, forse si vedranno, anzi senz'altro si vedranno tra 20 anni. Sapete, io non pensavo che la corruzione più che altro intellettuale fosse così alta in questo palazzo, pensavo che vi fosse paradossalmente maggiore onestà intellettuale, forse la disonestà intellettuale è la cosa peggiore di questo paese, ancora di più della disonestà tout court. Ascoltavamo prima le parole di quella deputata del Partito Democratico che ha totalmente cambiato linea in così poco tempo, ma guardate, questo accade quotidianamente per via del vizio oscuro di questo palazzo, che è la ricerca del consenso, che non è soltanto consenso nei confronti degli elettori, no? Ci trattano così gli elettori, non i cittadini al di fuori delle istituzioni, ma consenso all'interno del proprio partito, consenso che deve ottenere un deputato rispetto al proprio capo per avere la possibilità di essere ricandidato e quindi rieletto. Perché il dramma vero, che poi è il vizio oscuro di tutte le porcate che vengono portate avanti, è appunto il concetto di politica come professione. Io entro qui dentro, il mio obiettivo non è quello di portare la voce dei cittadini e degli insegnanti, dei docenti del comparto scuola, ma riuscire ad approvare il più possibile delle leggi o aumentare il mio potere personale finché io possa restare qui dentro in questo palazzo il più tempo possibile. Il Movimento 5 Stelle, io vi porto chiaramente i saluti del Movimento 5 Stelle, che può essere votato o non votato e non ci interessa, non è un modo per sostituire un potere con un altro, è un modo per far sì che il cittadino diventi Stato. Ma guardate che di queste occasioni ce ne sono tante. Io ieri ho raccolto delle candidature al Consiglio Comunale di Roma e si sono candidati con il Movimento 5 Stelle delle persone che io neanche conosco. Io potrei, no? Dicono che potevo candidarmi a sindaco di Roma, ma non è l'obiettivo questo, di sostituire un potere con un altro, ma appunto permettere al cittadino di farsi Stato. Perché? Perché reputiamo come esperienza personale che il cittadino ne sappia di più del politico in un certo senso. Il politico tradizionale pensa di dare le risposte su tutto. Il Movimento 5 Stelle impara moltissimo dal comportamento degli insegnanti stessi, che sanno perfettamente che insegnare è la prima forma di apprendere, di apprendimento. Così un parlamentare dovrebbe pensare che fare le leggi è il primo modo per imparare a conoscere quel mondo che da fuori ti può suggerire il modo di risolvere un problema e farlo assieme. Il primo atto che io ho scritto in Parlamento è stata una mozione per l'uscita dalla guerra in Afghanistan, perché reputiamo politicamente che sia un'indecenza. Che cosa ho fatto io con i miei colleghi della Commissione Affari Esteri? Abbiamo chiamato varie associazioni, tra cui Emergency, ci siamo messi intorno a un tavolo, abbiamo ascoltato sul serio e abbiamo buttato giù un documento che, se è stato un buon documento, poi non è stato approvato, un buon documento è stato grazie ad una cosa, all'ascolto. Io credo che dovete darci atto, ma più che altro non a me, ai miei colleghi eccellenti, io vi ringrazio per il lavoro importantissimo che avete fatto per il comparto scuola e anche per il Movimento 5 Stelle, in una fase anche difficile per noi, è stato quello di ascoltare. E tuttora pensano, mi dicono quotidianamente Silvia, Gianluca, Simone, Luigi, Enza, e mi dicono quotidianamente che è la costanza che può portarci poi alla vittoria finale, che può essere essenzialmente non il governo del Movimento 5 Stelle, ma il ritiro di una riforma indegna come la buona scuola e l'ascolto davvero delle problematiche e delle soluzioni che provengono dal comparto. È la costanza. E un'altra cosa su quale loro insistono è l'unione delle varie categorie. Altra cosa che ho visto, sul quale gioca regolarmente il sistema, è spingere affinché vi sia una guerra tra poveri in tutte le categorie, costantemente, tra le categorie, non lo so, delle forze dell'ordine, tra le categorie penso anche dei docenti, perché forse la più grande vittoria del sistema è quando ci impone
di dare la responsabilità o la colpa a quello che ci sta sotto, a quello che ci sta a destra, a quello che ci sta a sinistra, e mai a quello che ci sta sopra, che non è il faraone di turno. Sarebbe anche riduttivo prendersela con dei personaggetti così poco, proprio strutturati dal punto di vista intellettuale. Quello che ci sta sopra è un sistema che vuole perfettamente, appunto, che la scuola sia sempre più immagine e somiglianza poi di un'industria. Così può essere controllata, perché la logica è quella del profitto, il profitto elevato a valore. Se dà profitto è un valore, ma non è così. Sia ben chiaro, il Movimento 5 Stelle sostiene ampiamente la logica dell'impresa privata. Io lo dico spesso, noi ci tagliamo gli stipendi e sosteniamo le imprese private, ma ci sono delle cose, come la scuola, il diritto all'istruzione, alla salute, a trasportarsi in maniera dignitosa, a respirare aria pulita e a mangiare cibo pulito, che non devono avere nulla a che fare con il profitto. Sono dei diritti, e diritto e profitto non sono sinonimi. Oltretutto, quello che noi abbiamo fatto, lo dico con orgoglio, e anche combattere affinché l'articolo 33 della Costituzione fosse rispettato, che dice che enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, per l'amor di Dio, ma senza oneri per lo Stato. Io invece ho visto che la riforma della buona scuola è costata quattrini al popolo italiano per soddisfare le esigenze del settore privato, le fiscalizzazioni e anche contributi diretti, e negano, perché sono incredibilmente bravi nell'arte della menzogna. Io vi ringrazio nuovamente. Posso promettere con la certezza e con l'orgoglio che tutto quel che noi abbiamo promesso ed era nelle nostre funzioni e capacità fare l'abbiamo rispettato, promettere il supporto maggiore possibile non soltanto alla battaglia per la riforma della buona scuola, al referendum, al ritiro del concorso, ma soprattutto al tentativo fondamentale di unire determinati mondi. Perché se siamo compatti, veramente abbiamo una possibilità. Io l'ho visto come esperienza. Anni fa noi facemmo delle enormi iniziative, V-Day, iniziative uniche per certi versi, ma non abbiamo fatto paura al sistema. Perché il sistema, più che il successo di una giornata, teme la costanza. La goccia, no, che giorno dopo giorno batte su quella pietra e senza neanche rendertene conto, produce un buco nella pietra. E guardate che lo possiamo fare. Su questo punto di vista avrete il massimo sostegno, in primis della Commissione Cultura di Camera e Senato e anche mia personale, perché io ho la netta certezza che il lavoro che voi fate non è un lavoro, ma è una missione, ripeto, come il parlamentare della Repubblica, soltanto che il parlamentare deve stare a tempo determinato all'interno delle istituzioni, voi tutti quanti a tempo indeterminato all'interno della scuola pubblica. Questa è l'unica enorme differenza tra il parlamentare e gli insegnanti. L'essenziale è ascoltare anche gli studenti, perché insegnare è la prima forma di apprendimento, essere uniti e, ripeto, concentrarci su un avversario, chiamiamolo in questo modo, che sta sempre sopra, non la sta mai di fianco. Se iniziamo a pensare che il problema sia qualcun altro che, come noi, più di noi o meno di noi, ha avuto determinati diritti o ha avuto garantito un posto che noi non abbiamo ancora garantito, credetemi, stiamo facendo il miglior favore ai faraoni, alle Giannini, ai Renzi di turno, a coloro che sono decisamente più importanti e che muovono i fili di questi personaggi davvero poco dignitosi dal punto di vista politico. Vi ringrazio a tutti e viva la Camera dei Deputati, ripeto, casa vostra, e benvenuti a casa vostra. Grazie. Okay.